Coach Gianni Montemurro, è terminato il tuo rapporto con l'Accademia Sestu, però il tuo rapporto con la Sarenia è sempre speciale, la tua presenza al Mellano oggi ne è una testimonianza. Beh, vabbè, poi è un piacere per gli amici, i cari amici del compianto Enrico, no? Che io poi ho avuto il piacere di conoscere, perché l'altra volta quando ho allenato la Russo dal 2007 al 2009 ho avuto il piacere di conoscere questo ragazzo splendido, solare, che poi veniva sempre a vederci quando andavamo a giocare in giro nel Lazio, insomma, poi amico dei miei collaboratori, e quindi insomma il minimo è essere presente qui. Poi tra le altre cose io ho vissuto anche le prime due edizioni quando ero ancora qui in Sardegna. No, il legame con questa terra è forte, così come magari con altri posti dove sono stato, però effettivamente l'esperienza di vita, al di là dell'aspetto professionale, l'esperienza di vita in Sardegna è particolare. Il tuo rapporto con l'Accademia sembrava poter essere duraturo, un lavoro pluriennale, si diceva, impostato sui giovani, è terminato dopo appena un anno, per quale motivo? Ma sai, loro mi hanno chiesto di interrompere così la rescissione consensuale, loro mi hanno parlato di qualche problema economico, mancanze di sponsorizzazioni, magari poi insomma può esserci dell'altro, perché non nascondo che ci siano state delle divergenze, come è normale che ci siano, sia ben chiaro, però forse anche le mie esigenze magari non coincidevano con quello che magari loro possono fare, ma senza nessunissima polemica, senza poi nemmeno del rancore, ci mancherebbe altro. Poi sai, queste cose possono anche succedere nel momento in cui, è vero, parti per un programma a lungo termine, però poi non ti conosci veramente, no? nel rapporto professionale, mi è capitato che alla fine di un primo anno magari le cose vengono rivalutate, sia inverso che nell'altro, per continuare o per scindere, insomma. Quindi questa è la cosa. Questo è il Festival del Basket Cagliaritano, sei tornato a Cagliari dopo 6-7 anni, come hai ritrovato il movimento? Immagino insomma non sia un momento splendido, anche già non viveva dei grandi fasti all'epoca, come l'hai trovato? Ma sai, non è la prima volta che dico che purtroppo in periodi di grande crisi economica, dove poi questa è una zona come altre zone d'Italia, ma magari succede in certe zone in modo particolare, la crisi è ancora più forte. Sono magari luoghi dove bisognerebbe usare una strategia diversa, che io ho già dichiarato dovrebbe essere quella del consorzio, del consorziarsi tra magari più realtà. Ve lo dico perché l'ho vista da miei amici nella zona lì della provincia di Treviso, poi si parla di zone dove magari insomma possibilità economiche, potenzialità economiche di solito sono sempre state abbastanza buone, no? E anche da quelle parti lì però si sono trovati società minori a tentare una strada che sta dando i risultati, a mettere insieme 3-4 paesi a distanza di pochi chilometri, dopo mi pare 3-4 anni di lavoro insomma stanno raccogliendo i frutti di questo accordo, perché stanno facendo un buonissimo lavoro giovanile, che adesso tra altre cose sono aggregati al Treviso Basket, che è ritornato in Serie A2. Certo, magari le possibilità di selezione, i ragazzi fisicamente interessanti che ci sono lì, è diverso. Qui non abbiamo, no, non abbiamo una razza con i lunghi, però io dico che qui nel Cagliaritano mettessero insieme i ragazzi più interessanti di qua, una B decente la potrebbero fare. Questa è la mia provocazione, però poi capisco che ci siano altre problematiche.
allenati, che secondo me bisogna cercare in generale di lavorare meglio a livello giovanile, cioè soprattutto lavorare di più, allenarsi di più, però è anche vero che qui si ha a che fare con situazioni di palestre, di strutture, dove addirittura le squadre fanno allenamento a metà campo con un altro gruppo, quindi però la speranza è sempre lì dietro l'angolo, magari chissà che magari lo scudetto della Dinamo dia il giusto input, perché anche lì scudetto Dinamo adesso cambia la pallacanestro sarda, no? Cioè bisognerebbe che l'input fosse indirizzato sull'attività di base. Chiedo se c'è già qualcuno che ha bussato alla porta di coach Montemurro e se questa la Sardegna è solo un arrivederci. Ma io dico mai dire mai nella vita, tant'è che io dopo una prima volta che ero stato qui ci sono ricapitato, l'avevo sempre detto, mi sarebbe piaciuto, però io adesso le mie scelte professionali non sono legate al territorio, al legame con una Sardegna o altro, insomma conta l'aspetto professionale, quindi lo dico mai dire mai, adesso vediamo cosa salta fuori, sì c'è qualche parlè, così qualche cosa, ma siamo ancora presto, insomma. Quindi io sul fatto dei ritorni, pensate solo che in Sicilia ci sono tornato quattro volte in quattro occasioni diverse e mi viene in mente la prima volta che andavo via, no? Mi veniva così, insomma, mi venivano delle sensazioni, delle emozioni particolari, la stessa, anzi ma in modo ancora più ampliato quando sono andato via per la prima volta dalla Sardegna, però mai dire mai, no? Adesso però è meglio che pensi all'immediato futuro.